La canoa come sport, ma anche come terapia. Così il team Kayak Onlus ha declinato uno sport amato da molti al sociale. Sono numerosi infatti gli atleti affetti da disabilità mentale che praticano canottaggio grazie al lavoro dei volontari. Sono stati fatti molti passi in avanti, ma il percorso è ancora lungo, come ha sottolineato Maria Luisa Caboni del team Kayak Onlus. Il team Kayak Onlus è un'associazione sportiva dilettantistica che prevede già nel suo statuto non solo di occuparsi di sport ed anche eventualmente di sport agonistico, che tra l'altro noi facciamo, ma anche di sport e di attività promozionali, ludico, ricreative, quindi diciamo fortemente impegnato nel sociale. Uno dei nostri obiettivi è proprio quello, riuscire a fare in modo che questa integrazione anche del disabile sia reale e che in un certo qual senso il disabile si abitui a vivere con l'abile, ma anche l'abile si abitui a vivere col disabile, assolutamente, perché comunque insomma siamo tutti uguali in questo campo. La vostra attività dà risposta alle esigenze di tante famiglie. Pensi che questo sia sufficiente oppure in Sardegna ci sia bisogno di più associazioni che si occupano di questo? Deve esistere anche da parte della famiglia comunque un'educazione sul disabile, che deve essere, sì, è vero, commisurata a quello che è il tipo di disabilità, però ci sono molte famiglie che osano e quindi il disabile è un disabile che ha fatto determinati tipi di percorsi anche grazie alle famiglie, perché la sua vita si svolge all'interno delle famiglie e che quindi è più, come dire, emancipato rispetto ad altri. Quindi io credo che non si faccia assolutamente abbastanza, assolutamente, cioè che un messaggio è forse anche un tipo di percorso quasi capillare debba essere fatto, capito? Perché venga fuori, d'altra parte, cioè il disabile è comunque una persona che deve vivere all'interno di una società perché è all'interno di una società, quindi credo che si possa fare molto di più.